Tanto mentre aspettiamo che i giocatori partano, ci do un'occhiata. Sì, vai. Giusto. Intanto vediamo lo stage. Si va su Small Battlefield? No. Kalos? No, penso stiano bannando. No, beh, perché mi scordo che sotto c'è un botto di gente estera. Ah, Boxing Ring. Attenzione. Boxing Ring, ottimo. Mi emoziono. No, mi stavo emozionando. Vabbè, andiamo al monastero. Small Battlefield. Mi stavo emozionando, vabbè. Raga. Che palle. Mitra. Con la skin castana e biondo platino. Ganondorf invece skin base, se non sbaglio, niente nonno per ora almeno. Skin, no, questa non è skin base, questa è quella verde, tipo. È quella base questa. Ah, ok, sì, no. Ok, ci siamo, e Luigi qualsiasi puro. Qualsiasi cosa non abbia i capelli bianchi è skin base. Esatto. Quindi... Vabbè. Partiamo allora, e partiamo subito, ripeto, come avevamo immaginato. Ripeto che abbiamo top 1-2 del gioco contro bottom 1-2 del gioco. Sì. Però intanto mettere Nair, ogni volta che curo provo a farti la rid, mi fa venire un infarto perché... Oh no! Mamma mia, che male! Mamma! La puntata a casa! Curo se la sorride, comunque. Beh sì, non è che puoi fare molto, questo lo sai benissimo. Che dove è andato? Sì, non... si è fatto un viaggetto fuori. Oh, ma dov'è la Roma? Sparita? Sparita la Roma. Nair! C'è subito il pareggio. Davvero, i romani sono andati via dal pubblico, non so... No, li vedo. Ah, ok. Sono tutti lì. Sì, c'è pure il coro, lasciamo perdere. Ok, ancora tra noi. Ha provato il down air qui, giustamente. Ha riprovato una read qua. Basta per me. Mamma mia, con quel fustullino. Ma lì puoi fare poco, Puoi teccare. Cioè, se ti prendi... Ah, puoi teccare il fustul. Se si giochi, i fuzzu puoi teccarli. E quanto pare, puro. Bello, il Nair stavolta evita. No, è vivo. E riesce tra l'altro. Davvero, raga. Apro davvero una parentesi. Vedere giocare Kuro e commentarlo. Io davvero. Mi viene un'ansia. Aia! È riuscito a teccare, bravo Luigi. Attenzione! Nair, vantaggio. La Roma esplode. Kuro prende la lead, la Roma esplode. Vabbè. Ma con quale... E non è riuscito nemmeno a punire. Pensate la velocità di Ganondorf. Eccolo, questo. Ha provato il dash attack dalla parte opposta. Purtroppo up smash non è abbastanza. No. Coro Roma Lul per i romani in location. Ancora side B. Prova ancora il side B. Attenzione. Stavolta va di nuovo dalla parte sbagliata. Ragazzi, Prova up smash. Non entra. Dash attack. Giusto. Allora. Da parte di Pyra. Qua Kuro, come sempre, da spettacolo. Ok, ritorna comunque con la pair. E qui una read basta, teoricamente. Qui una read basta, ma basta anche qualcosina di... Un bel momentum da parte di Pyra e Mitra. Oh, bravissimi qua entrambi. Luigi. Ecco la Pyra. Cosa sta facendo? Oh, che parry. Attenzione. Bellissimo backer. Tra l'altro stava sfruttando anche la DIA errata perché stava andando verso destra. Esatto. Vediamo se Kuro ci può portarsela a casa, chiuderla o a soccombere al potere delle Aegis. E non è abbastanza. Non è stock. Pop up prima tiro! Attenzione! Per 1-0. Io cambierei esatto. Io dico alla regia che devono stare veramente molto pronti a cambiare camera quando Kuro vince un game. Io regia ve lo dico, se Kuro vince un game, cambiate camera subito su pubblico perché qui si esplode, ve lo posso assicurare. Quindi siamo 1-0. Quindi, io quello detto, che abbiamo detto prima. Ma per me Kuro è il calabrone di Smash Bros. Italia. Ma poi guarda che tempra, veramente. Giustamente i romani dietro con lo sciarpino. Comunque devo dire che avere una regia esterna è... Meno male. È bellissimo. Oltre al fatto che non ti abbiamo fatto... Anzi, è proprio meraviglioso. È proprio bello, perché è proprio... Yoshi Story! Attenzione, Yoshi Story! Yoshi Story! Attenzione, ragazzi, Yoshi Story! Quante ne abbiamo viste oggi di Tre, Yoshi questo Story? È il terzo. Il terzo. Due con Ryusei e questo. Ok. Pick che capisco, Yoshi Story, perché le slant non permettono quelle laterali. Siccome rompono un po' i maroni a Ganon per beccare quelle cose È vero.
Vediamo un po' comunque. Non parte benissimo la sua avventura, ma non era partita bene nemmeno quella del game. Già. Bravo, questo, Luigi. Questo bravo. È il problema di questo matchup. Questo ci sono proprio. Ma sta roba delle sirene è nuova di oggi? Non l'ho capito, sinceramente. Ormai non riesco a stare dietro ai meme della mia stessa community, renditi conto. 101% a 34 comunque. Bello switch. Guarda, bello switch. Bello la switch. Può recuperare in fretta, quindi non mi sento di dire. Esatto, non torna, non torna da qui. Torna da qua. Mamma mia. Da qua non torna, Kuro non lo fa tornare Wingy da quell'angolo. Avevi ragione, non torna, poco da dire. Warlock Kick che colpisce in pieno, ma c'è subito Neutral Air a punire su una mossa presa di Ganondorf. Questo è il livello del matchup, ragazzi. Up tilt. Oh, buono. Attenzione. Bella Erdos, tutta fuori, dato tutto fuori. Però, vedi, qua è veramente un problema. No! Oh, mamma mia! Non è vera questa cosa, non è vera. Il pubblico scoppia, ragazzi. Ed era rischiosissimo. Fire. Attenzione ragazzi, Kuro attacca smash. Mamma mia, da un air e poi bellissimo da un troppo. Oh mamma, è morto. Non ci posso credere. Sul 2 ci posso credere. 2-0 per Kuro. 2-0 per Kuro, ragazzi. È Kuro sbagliata questa cosa. Torno su story. Giustamente qua ha avuto l'advantage tutto il fatto di Ganondorf, ragazzi. Che hai l'advantage tutto il tempo, poi ti entrano tre ride di Ganon. Finito, basta, fatto. Un'altra stock. No, se è pieno questo. 3-2-1. Via di nuovo a Yoshi Story. Di nuovo... questo game 2-0 Kuro, ma chi che se questo game con sti pick? Questo game è importantissimo per Will, cioè per Kuro, perché Kuro, secondo me, io ho paura che se non vince ora, io ho paura che perde il momentum. Può essere, possibilissimo. Però Kuro ha però un ha momentum due counter pick, vero? Ma Kuro ha un momentum Dio. Ma guarda, va detta un'altra cosa però, potrà pure perdere momentum, ma quante volte l'abbiamo visto perdere momentum? Oh, e vabbè Dio. Però! Cioè ti stai preoccupando del momentum? Non ci credo! Smash, ok, vantaggio di Wiggy! Che scambio! Due fenomeni! Ok, buono! Ok, va di side B a prendere qualche danno. Vedi, vedi, questo è quello che dicevo prima. La slant non gli permette di coprire bene il polo. Cosa? Shield poke col Warlock Kick. Ora avrà mollato dentro scudo. Bello! Happy, ok. Completamente even. Ma Kuro, ragazzi, ha un bravo pubblico intero dalla okay, sua. Ancora il salto. Bravo ad aspettare, attendista. Cioè, mi piace il modo in cui sta giocando pure. È pazzesco. Buono! Oh, ragazzi! La prova! La zappata di Vigna cosa? Che non va. No, questo non connette, però mi fa schifo. F smash ancora. Mamma mia, la B non entra. Prova il fair per qualche pixel. Goloso. Sarei goloso anch'io arrivato a questo punto. Secondo te, i romani? Sicuro vince. I romani, quanto gli volano addosso? Non lo so, perché è ancora presto nella bracket. Ma questo è importantissimo come upset, ragazzi. Sarebbe upset? Sarebbe upset, assolutamente. E non so come l'hanno citato. Sì. È assolutamente un upset questo, ragazzi. AP, bravo. Oh, questo è punish. No, ok. No. Troppo basso. Poteva... Attenzione! Attenzione, potrebbe essere l'ultimo stock di Luigi Winners questa, ragazzi. Prova l'up smash, va sullo scudo. Up throw, lo mette fuori posizione. Ma c'è l'ottimo. Buono. Tight ragazzi, per si è fermata la venue per guardare questo set. La venue è completamente fermo. Siamo a livelli di pazzeschi. Intanto una 0-60. No, aiuto. Attenzione Luigi, questo è il momento di Luigi di prendere questo game. Però quando Kuro entra, ragazzi, non Atleta, si ferma più. Dash attack, prova il down air.
Vediamo, prova il warlock kick, ma non colpisce per pochissimo. Astro. Presa, giustamente la palla in alto. È una pair che non colpisce, però con sweet spot particolari. Riesce a ritornare all'interno dello stage. Non c'è il trump. Viene mandato lontano e questa volta ancora una volta si ritrova al bordo. Oh! E c'è il down air, oh, che questa volta è letale. È 2-1 e per Luigi si riapre la porticina per una vittoria 3-2. La speranza non è ancora morta. Certo che se Luigi batte Kuro e lo riversa è il villain. Sì, per come si sono messe le cose, sì. Penso che non ci fosse in chat, anche su Twitch, nessuno che non ti fa sicuro. Non tanto perché non vogliono ti fare Luigi, ma perché come fai a non ti fare Kuro? No, assolutamente. Quando fa queste cose con il personaggio probabilmente peggiore del gioco, come puoi non ti fare questo ragazzo? Noi però siamo qua e siamo imparziali. Io, almeno tu. Io sono imparziale. Tu fai quello che puoi. Imparziale. Io sono imparziale, oh. Ma sai come Loci che ha visto Ryusei? Oh, you got it. No, sono stato imparziale con Ryusei, sarò imparziale anche con Kuro. È giusto, sono stato imparziale con Margi, sono stato imparziale con un sacco di gente. Io allora tifo al di fuori del commentary. Allora, adesso è il momento di Kuro del counterpick. Il PG chissà se rimane lo stesso, però per il ruleset nuovo Luigi deve dirlo prima. Luigi deve dire prima il PG e poi si counterpick. Esatto. Chissà se vedremo Pokémon Stadium 2. Buono stage per Ganon, da quanto so, da Kuro. E rimaniamo con Piremitra e... Ok, mi so... È arrivato okay. Il nonno? È arrivato il nonno. Nonno sta qui. C'era prima anche, non ho fatto caso. Siccome no? No, non c'era. È arrivato il nonno. È arrivato allora. Adesso. È arrivato il nonno, ragazzi. È arrivato l'un pezzo per il 3-2-1 via numero 4 di questo set. Luigi contro Kurobu. E comincia in maniera uguale rispetto agli altri match, perché siamo in una situazione di parità. Sto vedendo bello che questo doppio down air. A Luigi sto facendo veramente tanto fare ledge trap in questo modo. Bravissimo Kuro. Questo ha fatto male, ma ritorna immediatamente Blazing End. Guarda Luigi. Il semi che fa, se non fate caso, ma sono tutti fatti per coprire il centro dello stage in mezzo alle piatte. Sì. Visto che Ganon, come è mobility, fa veramente pietà. Ci sta piazzarlo per terra, perché obbliga Ganon a fare double jump. Bello, Scott Dodge letto e immediatamente punito. Ha provato di nuovo. Eccoci. Attenzione, lo aspetta. Ha crouchato. E sull'air dodge. Va di zappata. Se oggi c'è sta novità della sirena che è tipo l'ambulanza. Sì, penso la polizia. Questo è punish. Non lo so, ma... Bravissimo Kuro! Ancora abbastanza. È tra noi Mitra. Ecco, pure grab. Giusto. Gratis. Approccio di Nair, parte. Allora, si è messo a ledge da solo. Si è messo a ledge da solo. Kuro deve riuscire a uscirne subito. Dato ficcarsi al ledge. Dai, devi uscirne. Bravissimo, Luigi! Bravo! E poi l'up smash non è ancora abbastanza. 101% su Ganondorf. Guarda che pazienza, Luigi. Guarda come non sta overextendendo adesso. Così, si sono scambiati questi due down tilt. Hai visto cosa sta facendo Luigi? Ha visto che riesce a fare low profile sugli aerial di Ganon con down tilt di Pira e quindi continua a farlo. Intelligentissimo. Prova la un po' troppo a questa non è percent. Che è un po' troppo, era giusto secondo me, perché tanto avevi la possibilità di farlo ma non potevi mai aspettarti funzionasse. Vediamo Pira, no, ragazzi, qui è difficile, qui è Pira ledge, veramente un mostro. Che recovery da parte di Kuro. Ma Luigi pronto? Ritorna giù, Strappi, bravissimo. Down smash che colpisce in pieno il povero Ganondorf di Kuro. E adesso partono le combine. 40% che diventa 50, quasi 60 con l'arrivo di Pyra alla fine. Perché adesso può ritornare su Pyra. Può cercare la zappata di Vigna, che non va. C'ha un'intera stock da recuperare qua, Kuro, Non infattibile. Però Luigi sta giocando veramente benissimo il matchup. Bravo. E siamo sul game 5. Kuro, come ti ho detto, guardalo anche solo l'espressione che ha. Ti avevo detto che avrebbe perso un po' di stamina, perché ci sta. Sì. Ha dovuto fare lo stress della vita per prendere due game. È normale. Lui la voleva. Se la ride perché è Roma.
Non sto non ho capito che dicono. Anch'io, cioè, le cuffie purtroppo non sento. Però è che Luigi... Ma te lo immagini Insinero Game 5? Non penso che andrà Insinero. Nemmeno io. Non penso. Nemmeno io. Non penso proprio che vedremo l'Insineror di puro. Vediamo. E infatti conferma il Ganondorf. Giusto. Su Small Battlefield. Non è più nonno, non eh. Non è più nonno. Ha non visto che il nonno, nonno non ha funzionato come doveva. E questo è Game 5. Questo è Game 5. Game 5. Giocato su Small Battlefield. Sì. Sì, ragazzi. E parte subito. Così. Così. Stai, è già pronto a dirlo l'ultimo. Hanno sbagliato, hanno sbagliato città, hanno sbagliato evento. Esatto. Vabbè. Attenzione. Comunque. Ma Kuro non ci casca nelle trappole di... È pari, eh? È pari. Prova il Nair. Buona la presa. Oh, buona il Barbecair non entra. L'up smash poteva essere letale, ma bravo Luigi a tenere lo scudo. Bravi entrambi a tenere lo scudo. Parte. Oh, qua poteva punire meglio Luigi. Parte ancora il Barbecair. Fuori posizione Pyra che diventa Mitra. No! Il Nair che prende col colpo forte. Questo è ingiusto. Questo è giusto. A prescindere da chi ci sei, da chi sei di come player, se multit non connettono è ingiusto. E intanto con i jab si porta a casa il vantaggio Luigi. Tra l'altro Kuro, ragazzi, gioca senza cuffie, aggiungerei. È vero. Vediamo un po', ragazzi. Buono il Blazing End, piano, cominciamo piano. Ad avere un buon guardalo, momento, Luigi. Doppio da un Air, 60% di danni già presi, lascia lo scudo purtroppo per lui Kuro e arrivano ancora i danni, eccola. Il down air riporta la situazione in parità di stock, Roma, ma assolutamente alta. Non in parità di dannometro, perché in dannometro... Oh, buonito il troll, vediamo Luigi cosa fa. Ah, mancata la punish qua di Kuro. Aia. Vediamo Luigi, di nuovo vanno all'edge dove Kuro ha molto sofferto ultimamente. Jeb, buona la DI, buono anche il Nair di Luigi. Perfect Shield sul colpo forte della P. Arriva ancora una volta il vantaggio di Luigi per quella che potrebbe essere l'ultima stock di Kuro in questa Winners Bracket. Ah, terribile situazione qua. Però, oh, bella roll di Luigi. Bella roll di Luigi. E ancora una volta la B a dare problemi a Ganondorf, a 64 punti percentuali. Il Nair passione sulla piattaforma. Attenzione! Pyra! Eccolo! Poi, attenzione! Non è finita! Il pugnazzo per quella che potrebbe essere allora anche qui l'ultima stock della Winners per Luigi. Per uno dei due lo sarà. Per l'altro no! Attenzione! Attenzione! Oh mamma mia cosa abbiamo rischiato! Ancora il set B, bravo con la scalata Luigi! È già spot touch! Attenzione al cardio palma, ragazzi, perché Luigi è veramente a un passo dal morire anche attenzione, lui. Attenzione, bravo a sputare lì. Ancora una volta il Blazing End. Non tacca. No! E Luigi non era pronto a punire. Eh no, non ha punito a dovere. Ancora una volta il Backair va a sbattere. Attenzione. Backair di nuovo, brutta posizione per Pyra che si trova al bordo. Ma c'è la B. Buonissima DI. Se non è plot armor questa volta però non ce la fa. La plot armor non è abbastanza. È 3-2 su 1 dei bei set di questo torneo, ma lo sto dicendo di tutta quanta la schedule, quindi non so davvero che dire. Un Only the Best che ci sta regalando spettacoli su spettacoli su spettacoli. Pazzesco! Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, che set. Devo bere, scusate. Mamma mia, che set. Non ho veramente niente a dire. Io... non penso che avremo altri set che potranno equiparare quello che abbiamo appena visto. Davvero wow. Adesso io non so. Volshak cartina o Kuro contro Luigi? Kuro contro Luigi. Mio personale. Kuro contro Luigi. Non veramente, so che dire. È che c'era veramente un tifo da Roma pure che era. Vabbè, fermo. Sicilia contro Sardegna. Era bello pure quello, ma secondo me qua a Roma non era... lo so, assurdo veramente, assurdo veramente. Due match che in questo momento si candidano come match della dell'oggi, dell'OTB. Ma forse anche match dell'anno in un certo senso, cioè se ci fosse un award. Se ci fosse un award sarebbe veramente bello, sì. Allucinante. Adesso non so che ci aspetta da guardare. Vero?
sopra con non Cenciu. Attenzione, l'ha chiamato. Non Cenciu, non Cenciu. Non so se possiamo mostrare queste cose su Twitch. Perché miseria. Noi. Ma vieni in mezzo, fatti vedere meglio. Pure, cioè, era pure andato via. Te, no, vieni in mezzo, Cenciu. No, ragazzi. Sì, ma l'ho detto di fare una cosa. Oh no, cosa no. Va bene. No, mettila a lui, mettila a lui. No, io non tengo sta roba. Vai, vai, vai. Vai, la tengo io. Tengo io. Fala, tanta roba. Che scemi. Mannaia. Che scemi. Non ce la posso mamma fare. Mamma mia, è davvero... Drag Icon. Ma chi vediamo adesso, ripeto? Cioè... Sì, vediamo sì. Non lo so, non chiederla. Che... Sto qui con te, non lo posso sapere. Andiamo, la vediamo. E ci guardo. Vai, vai. Allora. No, ma metti la chat, controllo io. No. No. Allora io mi faccio i cavoli miei, che devo allora, fare, nel senso. Allora. Potremmo avere space perché? Space perché? Probabilmente abbiamo space perché. Anzi, posso confermare che abbiamo space perché. E poi? O mica Luigi. Ah, un derby, ragazzi, pure qua. Solo bella roba oggi, ragazzi. Ma avremmo potuto vedere in un mondo idilliaco o mica Kuro. Omikakuro. In un modo di lì avrei potuto vedere Omikakuro. Penso comunque che vedremo Space perché. A quanto vedo dalla stream Kwewe, penso vedremo... Dalla stream? Kwewe. Ma era Kwewe? Kwewe. E poi intanto c'ho gli altri che partono. Dovremmo avere Space... E chi? Ci sono scordato. Space? Space perché? E perché? E invece no. No. Questa gente. È l'altra bracket. È l'altra bracket. Ah. Ci sono due di pool. Sì. Ah.